Quanto c'è di rodari all'estero? Di rodari c'è molto all'estero. Io dividerei sostanzialmente, ora non ricordo, dicono tra 8 e 46 lingue, mi pare, un numero del genere. Io dividerei comunque bene due fasi. La fase ovviamente in cui Rodari è stato notissimo all'estero perché legato in qualche modo alle traduzioni che di lui facevano in abbondanza in Russia e in tutti i paesi dell'est, quindi era legato come autore progressista, autore legato al Partito Comunista Italiano, eccetera. Quindi erano certo edizioni che gli davano grande notorietà, grande fama, grande rilievo, ma erano piuttosto, diciamo, legate anche a un contesto politico. Poi c'è invece la fase che vale anche sempre per questi paesi, ma la fase successiva, quella che a partire, io credo, però sostanzialmente dagli anni 70, quindi prima della caduta del muro, ma in fondo ha collocato Rodari in uno spazio che era uno spazio europeo o mondiale. L'opera di traduzione che ha fatto Roger Salomon in Francia con Rodari è stata un'opera totalmente libera di adesione a Rodari più che di traduzione, per cui davvero Roger Salomon con la grammatica della fantasia tradotta ha dato qualcosa di più della semplice traduzione. E lo stesso vale per quello che è stato fatto in Spagna, nei paesi latinoamericani. Rodari ancora recentemente è stato tradotto in Brasile, addirittura tenendo le illustrazioni di Artan. Quindi in questa seconda fase Rodari, direi, è uscito da quella che poteva essere la nicchia di Comodo. Beh, è tradotto là perché c'è rapporto fra partiti fratelli o cose del genere, ma finalmente ha avuto quel riconoscimento all'estero che io credo meriti in assoluto.